Amici di Electric Cactus, il vlog del cactus, buongiorno a tutti. Oggi un video veloce per farvi vedere e confermare ancora una volta come l'intelligenza artificiale sta entrando in ogni ramo e in ogni aspetto della nostra vita. Sapevamo già che Tesla, insieme ad Nvidia e Microsoft ed altre aziende americane, è già da tempo all'apice della ricerca sull'intelligenza artificiale. Sappiamo che Musk sta lanciando e ha raccolto circa 500 milioni di euro per la sua nuova azienda di intelligenza artificiale. Sappiamo che addirittura ha chiesto ai soci Tesla una grande fetta, diciamo, azionaria e di controllo per poter cedere l'utilizzo della sua nuova intelligenza artificiale, ma non avevamo ancora ad oggi visto alla prova l'intelligenza artificiale messa a servizio della FSD, cioè della Full Self Driving o la guida autonoma della Tesla. Questo video, che è già partito e che state già vedendo, ci lascia letteralmente a bocca aperta. Ricordate tutti le incertezze, soprattutto agli incroci, soprattutto quando si trovavano macchine ferme con le quattro frecce o persone che attraversavano la strada o lavori in corso. Questa volta guardate la fluidità di guida di questa Tesla, soprattutto tra poco, quando passerà davanti al camion dei pompieri. È letteralmente incredibile. Gustiamoci il video insieme e fateci sapere nei commenti cosa ne pensate. Intanto che guardiamo il video, cliccate su segui, cliccate sulla campanella così da poter ricevere aggiornamenti ogni volta o notifiche ogni volta che inseriremo un nuovo video di Electric Cactus sul canale. Continuiamo a seguire questa Tesla, guardate la fluidità di guida. Nel corso degli ultimi anni, Elon Musk ha più volte promesso l'arrivo dell'aggiornamento V12 per il Full Self Drive di Tesla, qualcosa che era atteso da tempo, poiché porta con sé un'importante novità, cioè il funzionamento a reti neurali. In buona sostanza, con il nuovo software, il sistema Tesla Vision non si basa più su un codice lungo di situazioni predefinite, ma è in grado di aggiornarsi e di prendere delle decisioni sulla base di milioni di videoclip di addestramento, un po' come avviene anche per le intelligenze artificiali generative. Questo cambiamento prometteva decisioni più umane e la correzione di errori di varia natura. Finalmente, come vedete nel video, l'aggiornamento ha iniziato ad essere distribuito ai beta tester che non sono direttamente correlati all'azienda, quindi non lavorano per Tesla e, come di consueto, hanno iniziato ad apparire in rete i primi video come quello che stiamo vedendo. Ebbene, ritorniamo qui, abbiamo visto il video insieme, qualche minuto trascorso, sono certo, a bocca aperta. Sicuramente il video è leggermente accelerato perché altrimenti probabilmente risulterebbe noioso, però dite la verità, lascia effettivamente a bocca aperta rispetto ai video precedenti della Full Self Drive di Tesla nelle versioni precedenti. Questa è la versione 12.1 ed è effettivamente
a un altro livello. Complimenti ancora una volta ad Elon Musk e ancora una volta per tutti voi. Fateci sapere cosa ne pensate, fateci sapere se entrereste e vi fareste guidare da un'auto in full self drive, se vi sentireste tranquilli. E poi mi raccomando, come al solito, cliccate su segui, seguite Electric Cactus, seguite il vlog del Cactus per rimanere sempre aggiornati su mondo delle auto elettriche, dei gadgets e dei viaggi. Un saluto a tutti, appuntamento al prossimo video di Electric Cactus, il vlog del Cactus. Ciao.